Quando la famiglia Graves si trasferì nella Fox Hollow Farm, nello stato dell'Indiana, di certo non aveva la minima idea di cosa li stesse aspettando e della pesante eredità che quella proprietà aveva sulle sue spalle. Un serial killer di nome Herb Baumeister viveva proprio lì e uccise almeno 13 giovani uomini prima di suicidarsi negli anni 90. E come macabro contorno di tutta la faccenda, Baumeister seppellì i loro corpi intorno alla fattoria. Le autorità rimossero più di 5.000 frammenti di ossa, ma durante gli scavi ci fu qualcosa di veramente inquietante. Molti poliziotti riferirono di aver visto strane figure apparire e svanire nel nulla e di udire strani rumori. Tuttavia, l'incontro più scioccante lo ebbe Joe LeBlanc, un uomo che affittò un appartamento nella proprietà. L'uomo sostiene di essere entrato in contatto proprio con il fantasma di Herb Baumeister, registrando persino la sua voce. Quella registrazione sarebbe la prova inconfutabile dell'esistenza del fantasma di Herb Baumeister e tra poco scoprirai il perché. Il più grande di 4 figli, l'infanzia di Baumeister fu apparentemente normale, al contrario della classica infanzia difficile che quasi tutti i serial killer hanno avuto. All'inizio dell'adolescenza, tuttavia, ha iniziato a mostrare comportamenti antisociali. Alcuni conoscenti ricordano il giovane Baumeister che giocava con animali morti e urinava sulla cattedra degli insegnanti. Proprio in quegli anni gli venne diagnosticata una forma di schizofrenia, ma non fu sottoposto a nessun trattamento psichiatrico. Baumeister crebbe in un ambiente povero, cambiando svariate mansioni, e chiunque aveva a che fare con lui sosteneva che più invecchiava e più il suo comportamento diventava bizzarro. Nel 1971 si sposò e da quell'unione ebbe 3 figli, e fino ad allora la sua pazzia non era ancora sfociata in violenza. Questo fino ai primi anni 90, quando gli investigatori del Marion County Sheriff's Department e dell'Indianapolis Police Department iniziarono a indagare sulle sparizioni di 2 omosessuali nella zona di Indianapolis. Nel 1993 gli investigatori furono contattati da un uomo il quale sosteneva che un cliente abituale di un bar gay che si faceva chiamare Ron Rosen aveva tentato di ucciderlo avendo prima ucciso un suo amico. I detective dissero all'uomo di contattarli nel caso avesse mai rivisto questo Ron Rosen. Nel novembre del 1995 lo stesso uomo ricontattò la polizia e fornì un dettaglio importantissimo: la targa dell'auto di Rosen. Dunque partirono le indagini e si scoprì che Ron Rosen in realtà era Herb Baumeister. Gli investigatori si avvicinarono a Baumeister e gli dissero che era un sospettato per le sparizioni avvenute negli anni precedenti. Dunque chiesero di perquisire la sua abitazione, ma l'uomo si rifiutò di collaborare con gli agenti. La polizia provò a ragionare con la moglie Julie, tuttavia anche lei non permise agli agenti di ispezionare l'immobile. Pochi mesi dopo, nel giugno del 1996, Julie, che aveva sopportato il comportamento strano del marito per ben 15 anni, si era sufficientemente spaventata a causa degli sbalzi di umore di Herb e da un comportamento irregolare. Dunque, dopo aver chiesto il divorzio, acconsentì alla polizia di perquisire la casa. L'ispezione della tenuta di 18 acri chiamata Fox Hollow Farm fu condotta mentre Baumeister era in vacanza e furono trovati i resti di 11 uomini, di cui solo 5 sono stati identificati. Baumeister, dopo aver capito di essere stato scoperto, fuggì in Ontario, dove si suicidò al Pinery Provincial Park, sparandosi in testa. Prima di suicidarsi, aveva lasciato una nota dove descriveva il suo fallimento del matrimonio e degli affari come ragione del suo gesto estremo. Dunque, l'assassino non confessò mai gli omicidi degli uomini trovati nel suo cortile. E oltre a quelli, Baumeister era sospettato di aver ucciso almeno altri 9 uomini, i cui corpi sono stati trovati in aree rurali lungo la Interstate 70, tra Columbus, Ohio e Indianapolis, Indiana. Passarono gli anni e la tenuta Fox Hollow Farm rimase sempre inabitata, nonostante fosse in vendita a un prezzo relativamente basso. Tuttavia, il peso del passato che gravava sotto le sue fondamenta era ben più inquietante.
venne infine acquistata da Rob e Vicky Graves, che ne demolirono una buona parte per ristrutturarla completamente. La coppia era soddisfatta del lavoro e ogni cosa sembrava fantastica nella loro nuova casa, fino a quando un giorno Vicky sperimentò qualcosa di veramente inspiegabile. Una mattina la donna stava cercando di rimuovere la ghiaia intorno alla piscina con uno speciale aspiratore, ma il filo dell'apparecchio veniva costantemente staccato da qualcuno, il che era molto strano dato che Vicky in quel momento era sola in casa. La donna si sentiva osservata e sapeva dentro di sé che chiunque la stesse fissando non la voleva lì. Dopodiché si scrollò questa sensazione di dosso e quel giorno non accadde più nulla. Rob lavorava in un concessionario di automobili e il suo collega Joe LeBlanc doveva ogni giorno affrontare un terribile viaggio per poter raggiungere il posto di lavoro. Per questo arrivava spesso in ritardo. Dunque Rob offrì a Joe un appartamento nella sua riserva. Joe sapeva della storia di quella tenuta, ma accettò lo stesso la proposta del collega. La prima notte si addormentò stanco della lunga giornata di lavoro e fece uno strano incubo. Sognò che doveva correre per potersi salvare la vita. Qualcosa di orribile lo stava inseguendo. A un certo punto si svegliò in preda al panico e iniziò a correre fino a quando colpì la porta così forte che crollò sul pavimento in preda a un terribile dolore. Frammenti di vetro erano sparsi ovunque e si erano conficcati anche nelle sue mani. Joe non era sicuro da cosa stesse fuggendo, ma aveva la sensazione che doveva andarsene da lì il più velocemente possibile. Da quel giorno accaddero cose veramente inspiegabili, da Vicky che affermò di aver visto una maglietta rossa in piedi nel cortile mentre si allontanava da lei, senza gambe, a Joe che una sera sentì ripetutamente qualcuno bussare alla porta, ma dietro non c'era nessuno. Un giorno il misterioso uomo dalla maglietta rossa comparve di nuovo e questa volta venne visto da Joe nel bosco intorno alla tenuta. Fred, il suo cane, cominciò a ringhiare in maniera abbastanza agitata, dopodiché l'uomo vestito di rosso scomparve misteriosamente. La notte stessa Joe, pensieroso per l'uomo vestito di rosso, non riusciva a prendere sonno e poi accadde l'inspiegabile. La sua porta cominciò a vibrare, poi la maniglia si girò violentemente e la porta si aprì sbattendo così forte che schegge di legno volarono in tutta la stanza. Poi Joe vide un'ombra nel buio della notte dileguarsi. Era evidente che c'era qualcuno in quella tenuta, oltre a Joe, Rob e Vicky. Joe cominciò a credere che tutti quei fenomeni strani erano collegati con il terribile passato di quella tenuta, e un giorno questa sua ipotesi venne rafforzata. Joe stava passeggiando nei boschi con Fred quando a un certo punto il cane gli sotterrò un osso da sotto un mucchio di foglie, e la cosa più inquietante è che quell'osso era un femore umano, come confermò un'analisi scientifica in seguito. È solito credere che Baumeister strangolasse le sue vittime nei boschi, e guarda caso quell'osso è stato trovato dove venne avvistato l'uomo misterioso vestito di rosso. Tuttavia la vera conferma Joe la ebbe una sera. Mentre stava lavorando al PC, sentì un rumore metallico provenire da oltre la sua stanza. Andò in cucina e vide un coltello appoggiato sul bancone, il che fu molto strano visto che era sicuro di aver rimesso tutto a posto. Quindi si fece una domanda: per caso in passato qualcuno era stato accoltellato in quella cucina? A quel punto staccò tutto ciò che poteva generare rumori in casa, prese il suo cellulare e decise di registrare per vedere se riusciva a captare qualcosa di strano. A gran voce domandava: chi va là? Chi va là? Poi improvvisamente un sussurro e Joe sentì un brivido lungo la schiena. Quando riascoltò la registrazione, non poteva credere alle sue orecchie. Sentì una voce flebile che gli rispondeva dicendo: la persona sposata. E questo gli fece gelare il sangue, perché tutte le vittime di Baumeister erano non sposate, e dunque quella risposta non poteva che provenire solo che dallo stesso Herb Baumeister. Negli anni successivi, la Fox Hollow Farm venne visitata da numerose squadre investigative del paranormale, tra cui la squadra del programma Ghost Adventures nella nona puntata della nona stagione. La proprietà venne persino visitata da demonologi e parapsicologi, e tutti hanno percepito che in quella casa non erano affatto da soli.
Ti è piaciuto questo video? Allora metti mi piace e iscriviti al nostro canale per continuare a seguire i casi più strani, le scoperte più incredibili e molto altro ancora. Inoltre, per maggiori informazioni sui casi che trattiamo, visita la nostra pagina Facebook. Ci vediamo al prossimo video.